Grandi classici, testi nuovi e nomi importanti, ma anche numerose attività parallele come dibattiti e concerti. Superato il periodo critico grazie all'arrivo dei fondi provvidenziali per andare avanti, il Teatro Eliseo svela il programma preparato per il 2017-2018, annata che coincide con il centenario della struttura capitolina. Ovviamente stiamo già lavorando per il 19, perché l'Eliseo deve avere la continuità, non è che possiamo vivere a altri, come agli altri quattro teatri importanti italiani che hanno peraltro tre volte l'Eliseo, perché sono tutte chiacchiere inutili. Senza dimenticare la creazione di una vera e propria accademia, gli occhi sono puntati ovviamente sugli spettacoli teatrali che si alterneranno nelle due sale a disposizione. In quella più grande si comincia a fare sul serio dal 26 settembre, quando andrà in scena a finale di partita di Samuel Beckett con Glauco Mauri e Roberto Sturno. Dal 17 ottobre a Con Borghese Piccolo Piccolo, adattato e diretto da Fabrizio Coniglio e interpretato da Massimo D'Apporto. Il direttore artistico Luca Barbareschi è il regista del Penitente di David Mamet. Nel cast c'è pure Lunetta Savino. Il Malato Immaginario e La Guerra dei Roses coprono il periodo che va da fine novembre a inizio gennaio. Dall'8 dello stesso mese, spazio a William Shakespeare e a Sogno di una notte di mezz'estate. Io interpreterò Titania, la regina delle fate, e anche Ippolita, la regina delle Amazzoni. Io poi ho un passato da amazzone, perché sono andata a cavallo per tanti anni, facevo gare, mi sento molto regina delle Amazzoni. Lacci con Silvio Orlando e Parenti Serpenti con Lello Arena sono alcuni dei progetti più attesi nella prima parte del 2018, quando si potrà assistere anche all'omaggio a Vincent Van Gogh con Alessandro Preziosi, protagonista dell'omonimo show proposto dal 13 febbraio al 4 marzo. Purgatorio, Ferdinando, Pugni di Zolfo, Stabat Mater e Orphans, questi alcuni dei titoli sviluppati all'interno del piccolo Eliseo, dove la programmazione non è da sottovalutare.